Buongiorno, sono Cristina Amberti del Centro Guide Siena e Toscana. Oggi ci troviamo a Monteroni d'Arbia, una quindicina di chilometri a sud di Siena. Mi trovo davanti al monumento dedicato ai due carabinieri caduti nel conflitto a fuoco del 21 gennaio 1982, Euro Tarzilli e Giuseppe Savastano. Quella mattinata, sette terroristi appartenenti alle Brigate Rosse, in particolare alla cellula chiamata Prima Linea, svaligiarono una filiale del Monte dei Paschi, nella periferia della città. Come mezzo di fuga scelsero un autobus di linea. La tratta sarebbe stata Siena-Montalcino, perché il covo dei terroristi si trovava a Buonconvento, lo si sarebbe scoperto di lì a poco. Arrivato in questo punto, l'autobus fu fermato dal maresciallo Augusto Barna, il quale salì all'interno e identificò subito due sospetti. Li invitò a scendere, ma dopo pochi secondi un terzo componente del comando estrasse la pistola e colpì a fuoco i due giovani carabinieri. Anche il maresciallo Barna fu ferito gravemente, ma riuscì ad estrarre la pistola e a fare fuoco. Alla fine anche un terrorista cadde in quel conflitto. Gli altri sei poi fuggirono, dileguandosi nelle campagne circostanti, ma nell'arco di una settimana furono tutti catturati. E prima della fine dell'anno si concluse il processo di primo grado, che comminò delle pene che variarono dall'ergastolo ai 20 anni. Per commemorare questo tragico episodio fu scelto l'artista Pietro Cascella. Componente di una dinastia di artisti vera e propria, i Cascella, così vengono chiamati. Pietro nasce a Pescara nel 1921. Inizialmente utilizza una vasta gamma di materiali, sia metalli che pietre, ma poi alla fine si concentra sulla pietra, che sarà il suo materiale preferito e privilegiato. Le opere di Cascella sono monumentali, di grandi dimensioni. Il monumento ai caduti di Auschwitz, nella cittadina omonima, ma anche la Volta Celeste, il mausoleo che gli commissionò Silvio Berlusconi per il giardino della sua villa di San Martino ad Arcore. Per l'evento di Monteroni, Pietro Cascella immaginò una stele severa, quasi un cubo. Questo cubo ostende l'emblema dei carabinieri, su ciascuna faccia il nome dei due caduti. Questa stele poggia su di una esile base che viene e si inserisce perfettamente in un grande basamento di travertino bocciardato. Un grande quadrato di 10 metri per 10. Su questa lastra sono incise delle linee che ricordano vagamente le piante di Castelli e che sono punteggiate da dei catini che si riempiono ciclicamente e periodicamente di acqua. Non è un monumento chiuso a se stesso e che vuole mostrare in maniera eclatante l'evento di quel terribile giorno, ma vuole invitare alla riflessione. Si rivolge alla cittadinanza e questo è testimoniato dalla presenza di una scaletta di accesso sul lato destro. Quindi il monumento ai caduti di Monteroni come un sacrale e lustrale recinto. Speriamo di avervi incuriosito, vi invitiamo a visitare il territorio di Monteroni d'Arbia, magari con una guida. Grazie a tutti e arrivederci da Monteroni.